Signori, buonasera, siamo al consultorio Emanuele, sono Paolo Matarazzo del Circolo dei Cattolici. Vi proponiamo questa sera una cosa simpatica, una bella iniziativa che rientra tra i festeggiamenti dell'Assunta. Come Circolo dei Cattolici non ci piace parlare solo di cose pesanti, ma anche di cose piacevoli. C'è un raduno di macchine d'epoca e siamo al Corso Vittorio Emanuele di Avellino. Grande successo della manifestazione. Ecco, vediamo subito davanti il presidente, naturalmente, volevo citarlo con gran piacere, il presidente della manifestazione Eugenio Vitabile. Circa 100 macchine d'epoca presenti. Ora diamo una scorsa veloce alle macchine che sono presenti qui davanti al palazzo della prefettura. Vediamo una Lancia Ardea, andiamo avanti, una Balilla 1100. Siamo, diciamo, negli anni che vanno dal 30 al 50, in questo arco, diciamo, temporale. Le macchine che ora voi state vedendo in visione, questa è una Fulvia 1003, un'auto Bianchi 112 e una Balilla Calvanini, che è una Balilla personalizzata, dove questo signore con la maglia Avion. Ci giriamo e andiamo a vedere le altre macchine. Andiamo, vedete che la manifestazione riscuote un grandissimo successo. Un grazie al comune di Avellino, al Racing di Avellino, Racing Team Car di Avellino, che il cui presidente, ripeto, Eugenio Vitabile, ha avuto un esito, questa manifestazione, molto positivo. Ci sono macchine anche molto importanti, diciamo che ci muoviamo negli anni 60, anni 60 90, insomma. Ecco, vedete anche una 127, una Giulia Super a benzina, un 1003, una 600, andiamo avanti, una Citroen bellissima, due cavalli. Ci sono tutte macchinette, ecco, ritorniamo, ci tuffiamo negli anni 60, ecco le 500, questa bella 500 tenuta bene, ben restaurata. Andiamo ad una 850, ecco, guardate, scorrono sempre le immagini, altra 112, c'è poi una 133, poi c'è una 1750 che scorre davanti ai vostri occhi, molto bella, molto ben fatta. Ecco le 500, che nelle sue più svariate composizioni. Ecco, guardate questa, molto molto originale, una 500 bianchina, una 128, e diciamo che il numero di macchine arriva quasi a 100. Abbiamo avuto 100 presenze in piazza Libertà qui, è una bella manifestazione. Ecco, questa è la classica 600 di un carissimo amico. Poi abbiamo una 133, poi abbiamo una, se ricordo bene, questa è una Lancia Tema, anche non macchine, diciamo, d'epoca, nel senso che sono macchine che mediamente hanno i loro 40-50 anni, non macchine antiche proprio, insomma. Andiamo avanti, vediamo che cosa incontriamo. Ecco, vedete, sto cercando di farvi una rapida rassegna. Abbiamo anche una Jaguar, abbiamo, ecco, questa è una Jaguar Type, molto, molto elegante, che ha comunque più di 30 anni, e poi abbiamo il Delta Integrale, la macchina che ha fatto tutti i rally possibili e immaginabili, insomma, una macchina di grandissimo prestigio che oggi vale intorno agli 80-100 mila euro, eccola qui, ecco, una macchina da sogno, insomma, questa è molto bella, molto sportiva e molto amata attualmente dai giovani. Poi passiamo, questa è da gara, giustamente dice un signore. Ecco, questa è una Giulia Super, no, questa è una Giulia Super 1003, macchina anche difficile da trovarsi. Ecco,
vedete che ci sono delle belle macchine. Questa è una macchina di cui non so il nome, ma sono le macchine degli anni 60 e andavano anche sulle spiagge queste macchine. Poi abbiamo una vecchia Golf, poi abbiamo, ecco, poi abbiamo questi Alfa Romeo, ecco, tutte Alfa importanti. Andiamo avanti, poi abbiamo un'altra Jaguar, poi abbiamo i Duetto, che sono macchine importanti, che hanno un loro valore, una loro storia. E andiamo nella zona centrale e ritroviamo macchine degli anni 50-60, troviamo un Alfa Zagato, andiamo avanti, un 1100 molto bello, ecco. Poi vediamo cosa c'è, 1750 bianco, poi abbiamo una Giulia Super, vedete le Alfa Romeo sono molto 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 presenti, molto bella, una immagine dei Duetto che sono tutti in fila, ecco, molto bella anche questo 124 Sport, elegantissimo questo nero. Poi abbiamo questa Porsche 911 degli anni 60-70, forse qualcosa in più, ecco, non voglio sbagliarmi, ma è bellissima comunque, è una macchina favolosa. Poi abbiamo il Jaguar, ecco, questo è per darvi l'idea, insomma, di quello che c'è. Ecco, abbiamo anche una, questo è un Alfa Romeo, poi abbiamo questo straordinario 1100 molto ben restaurato. Andiamo avanti e chiudiamo questo breve servizio e ritorniamo sulle macchine d'epoca. Queste sono macchine d'epoca, ecco, questa che vedete, ecco, ora che io sto andando incontro a questa macchina, è una Topolino del 1936, molto bella, eccola qui, originale, originalissima in tutti i suoi dettagli, ben restaurata, eccola qui, è una macchina straordinaria, bellissima. Questa macchina fu fatta dal Duce e la proprietà di questa macchina è di chi vi parla, scusatemi, diciamo, questa diciamo questa digressione, ma è la mia macchina, insomma, a cui sono legatissimo e a cui c'è una bellissima storia legata a questa macchina, la storia della Santa Sindone, perché questa macchina ha avuto il piacere di ospitare nel 39 la Santa Sindone, quando venendo da Torino la Sindone si ruppe la macchina che trasportava la Sindone, la macchina del Vaticano. Mio padre, il proprietario di questa macchinina, soccorse questa macchina e il sudario fu messo temporaneamente durante la notte in questa macchina mentre mio padre riparava la macchina del Vaticano, e poi la mattina ripartì e raggiunse Montevergine, per cui potete immaginare il mio legame personale nei confronti di questa macchina che ha custodito per una notte la Sindone, che era cercata il 29 settembre, era molto cercata dai tedeschi, da Hitler, che era, anelava ad avere tutti, come dire, i simboli del cristianesimo, e voleva in qualche modo custodirli per avere una lunga vita, per far trionfare il potere del Terzo Reich. Quindi potete immaginare l'amore che io nutro per questa macchina, a cui è legato proprio un senso profondo del sacro. Andiamo avanti, una Lancia Ardea, ecco, molto bella, poi una splendida Balilla, eccola qui, molto bella, molto bella. Poi abbiamo un 1100, poi abbiamo un 1300, ecco, questa qui è una Lancia 1300, guardate questo 1100 come è ben fatto, ben restaurato. E poi in ultimo abbiamo una 112, abbiamo un altro Balilla personalizzato. Spero che con questo breve servizio di avervi dato il senso di questa bella manifestazione.
e ringraziamo il Comune di Avellino, il Racing di Avellino, il Racing Team di Avellino, il Racing Car di Avellino, ripeto, il cui presidente è Eugenio Avitabile, e speriamo di aver fatto cosa gradita soprattutto alle persone più anziane. Ecco, chiudiamo questo servizio da Piazza Libertà per questa splendida manifestazione che è pienamente riuscita. Tra poco ci sarà la premiazione delle macchine e dei partecipanti ed è stato un evento meraviglioso. Grazie all'amministrazione comunale, grazie al Club Autostoriche di Avellino. Buonanotte da Paolo Matarazzo del Circolo dei Cattolici di Avellino.